Ciao a tutti e bentornati su Azalea Channel. Senti, se siete nuovi, benvenuti. In questo caso vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like al video e scrivermi sotto un commentino, così ci conosciamo. Oggi, ragazzi, siamo tornati con un nuovo episodio di Colpo di Fulmine e siamo qui con Valentina e Giovanni che stanno facendo un po' di jogging e stretching nel bellissimo parco di Ciudad Innamorata. Prestissimo, ragazzi, sono stati molto diligenti ad alzarsi presto e venire qua di buona lena, ma in realtà è tutta un'occasione per spettegolare un po' tra loro e aggiornarsi sulle ultime cose che gli sono successe. E quindi adesso aggiornerò anche voi. Volta ce l'avamo lasciati con Giovanni che aveva fatto quell'appuntamento adotto in pratica perché per capire meglio quale potesse essere il sim più adatto a lui, e grazie anche alle risposte al sondaggio che vi ho messo, beh, abbiamo una risposta anche per il nostro Giovanni, perché sti ragazzi. Vedete un po' chi ha vinto. I vincitori sono stati Paolo, il primo più votato, e come secondo Joltik. E quindi, andando ad aprire il pallello delle loro relazioni, vedete che proprio risultano ufficialmente come partner romantico e appuntamenti, esclusività, una relazione, cioè Giovanni gli ha chiesto proprio ufficialmente di diventare il suo partner. E stessa cosa risulta però per Joltik. Potete vedere però una differenza tra loro due, infatti la barra rosa con Paolo è al massimo, mentre con Joltik è un po' al minimo. Lui abbiamo visto che comunque è un zimmino romanticamente riservato, anche fedele, un po' timido, quindi magari non si espone troppo. E adesso, ragazzi, però sorge un problema, una sì, complicanza, perché se noi andiamo a vedere l'aspirazione di Giovanni, l'ha praticamente quasi portata a compimento, ottiene almeno due partner romantici e praticamente ci rimane solo uno step, che tra l'altro, se non sbaglio, è l'unico step, insomma, della pietra miliare, contrariamente all'altra aspirazione, che è quella che ha Valentina, giunta con colpo di fulmine, questa ha solo un gradino. Quindi una volta discusso dei confini romantici, Giovanni avrà portato a compimento la sua relazione. E perché è una problematica? Perché Giovanni al momento questi due partner ce li ha contemporaneamente, e sappiamo bene, soprattutto da parte di Joltik, che i suoi partner vorrebbero una relazione un po' più esclusiva, hanno dei confini romantici abbastanza stringenti. Ecco, per Giovanni non è proprio così, quindi è da capire se discutendo con loro di questi confini gli si può far cambiare idea e avere quindi una relazione a tre, un po' più libera, un po' tipo poliamore. Però non è detto che riusciremo a fargli cambiare idea, quindi a quel punto sarà forse Giovanni che dovrà rivedere i suoi confini romantici e scegliere uno di loro due. Questo, ragazzi, non lo so al momento e non lo sapremo neanche oggi, perché nell'episodio in realtà finalmente ci concentreremo sulla nostra Valentina, che negli scorsi video è rimasta un po' all'ombra di Giovanni, e se continuiamo a farla stare in ombra, secondo me si arrabbia abbastanza, calcolando quanto è egocentrica. Quindi oggi ci dedicheremo a lei. E direi di approfittare del baretto del parco per prenderci un bel pretzel, perché no, dopo un allenamento ci sta che uno si ricarichi un pochino. Facciamo colazione insieme con Giovanni e Valentina, così intanto vi racconto un pochino anche quello che lei ha in mente di fare oggi. Allora, come aspirazione vi ricordo che lei aveva quella di esploratrice romantica, per cui ha raggiunto il livello 2 di corteggiamento, ma dobbiamo fare ancora diverse cosette, anche perché, come vi dicevo prima, la sua aspirazione è ben più lunga, quindi dobbiamo darci una mossa. Intanto qua ci sta chiamando qualcuno. Chi è? Salim. Ho saputo che tu e Paolo avete iniziato a frequentarvi. Congratulazioni per il tuo nuovo partner. Ok, devo dire che Salim l'ha presa abbastanza bene, non me l'aspettavo, ma meglio così a questo punto. Oh mio Dio, ma chi è che chiama in continuazione?
Joltik, andiamo al mercato delle pulci e vediamo se troviamo qualche raro tesoro. Joltik, ma magari chiedilo a Giovanni, scusami perché lo chiedi a Vale. Vabbè, non ci facciamo altre domande. Comunque, vi dicevo, dobbiamo andare a un appuntamento conoscitivo e dopo attese e ricerche sull'app di Cupido, finalmente pare che Valentina abbia scelto qualcuno che potrebbe fare per lei, che potrebbe essere alla sua altezza. E ve lo faccio vedere subito, ragazzi. Tra i salvati aveva Marcus, perché diciamo non aveva trovato niente di meglio in questi giorni, quindi se l'era salvato per i tempi di magra, diciamo così, ma finalmente ha conosciuto qualcuno di un po' più carino, questo semino che si chiama Gael e vive a Willow Creek, pare essere un genio e anche uno che diciamo ci tiene ad essere sempre alla perfezione. In più sembra essere decisamente ben messo, però vi devo confessare una piccola cosa, ragazzi. Lui non è un sim del tutto a caso, ma ho forzato io un po' le cose perché l'ho preso dalla galleria e l'ho piazzato in una casa a Willow Creek. E ho tolto la spunta, questa qua vi faccio vedere. Perché tanto nell'altro modo non stava funzionando. Praticamente, che cosa ho fatto? Impostazioni del pacchetto. Ecco, vedete, prima io avevo attivato quella che sull'app di Cupido potevano comparire i sim dalla galleria e in teoria dovevano comparire i sim che gli avevo messo tra i preferiti. Solo che ciò non accadeva mai, mi capitavano i peggio soggetti. Quindi ho pensato, beh, sapete che faccio? Io disattivo questa cosa e in questo modo non compaiono più sim della galleria a caso, ma compaiono i sim che praticamente si trovano effettivamente nel gioco, tra cui anche quelli che abitano realmente negli scenari. E così facendo, praticamente ho beccato subito Gael, che tra l'altro, eccolo qua, ragazzi. Manco a dirlo, panni del diavolo spuntano le corna e ok, ammetto che forse questa non è la sua presentazione migliore, ma dai, diamogli una chance, facciamo finta che non abbiamo visto che si è addormentato sul pavimento. E vi dicevo, ho trovato in questo modo Gael, l'ho fatto iscrivere all'app di Cupido e tra le ricerche finalmente è comparso lui, perché io se no non sapevo che altro fare, secondo me non funziona proprio benissimo ancora. Quell'opzione, magari la correggeranno successivamente, ma per il momento mi sono arrangiata in questo modo. Oh, ragazzi, ci è appena arrivato un messaggio da parte di Paolo. Guardate che cosa ci dice. Non voglio giudicare, ma sappi che ho sentito dire che sei stato colto a tradire il tuo partner. Dovresti cercare di mantenere i tuoi affari personali più riservati. Sì, ragazzi, questo lo sappiamo bene dalla volta scorsa. E Paolo pare ancora essere un po' risentito della cosa, nonostante abbia accettato di essere il nostro partner romantico. Quindi ci ricolleghiamo al discorso di prima. Che vedete, lui ha questi confini un po' più ristretti e lo sta proprio mettendo in guardia. Secondo me Giovanni si trova un pochino in difficoltà adesso. Infatti, vedete il suo stato d'animo, è molto imbarazzato per questa cosa che è successa, ma non solo. Guardate un po' tra le sue paure cosa è comparsa, a parte paura del fuoco perché una volta è scoppiato un incendio. Guardate qui. Paura della solitudine. Giovanni è in preda a una paura e un'ansia intensa che per via del calo della soddisfazione romantica nella sua relazione, se lasciato solo, diventa teso e triste di pari passo al calo della soddisfazione. Diciamo che questo fatto di avere un piede in due scarpe forse sta mettendo un po' in crisi anche il nostro povero Giovanni. Chissà come verrà fuori da questa situazione. Torniamo dalla nostra Vale che, come vedete, si sta acchittando per bene per il suo appuntamento conoscitivo. Bel trucco, per carità, ma l'espressione non è proprio delle migliori. Più che un appuntamento, sembra che stia andando al patibolo, ma non credo c'entra il simino che dovrà incontrare. Semplicemente, ragazzi, è un po' a disagio perché si è seduta con il tratto delicato. A volte la situazione è quella che è. La nostra Vale è un po' delicatina, quindi se non ha la poltroncina giusta e tutte le condizioni ottimali, se la prende un po' a male. Vabbè, dai, speriamo che questo appuntamento le ritiri un po' su il morale. E quindi direi che è ora di organizzare, ma prima magari ci cambiamo d'abito, dai, che questo
è molto da giorno, vorrei una cosa un po' più, ecco, elegantina, perfetto, guardate quanto è carina e direi che adesso siamo più che pronte, quindi apriamo Angolo di Cupido e tramite l'app chiederemo al nostro Gael di incontrarsi e ha già in mente il luogo adatto. Ha pensato ad una semplice serata al ristorante, ragazzi, nulla di particolare, però un appuntamento conoscitivo ci sta. Quindi andiamo avanti. Come stimo accompagnatore, ovviamente lui. E come attività da fare, beh, direi romantiche, amichevoli, tutte quelle correlate al ristorante, quindi bevande, cibo, intimità fisica e sì, la nostra Vale ci metterebbe anche fichi fichi se vuole. Perché no? Ammirare le nuvole o le stelle, ma sì, qualcosina di romantico, balla. E direi che per il momento ci facciamo bastare queste cose. Come luogo dell'appuntamento, rimaniamo qua a Ciudad de Mamorada, in questo ristorantino che ho scaricato dalla galleria, molto carino, e che adesso vi mostro. Ed eccoci qua arrivati, ragazzi, e qui abbiamo il nostro Gael che, oddio, si presenta in pantaloncini ed infradito, quindi non è che sia proprio il massimo, soprattutto visto che Valentina è una che ci tiene particolarmente alla moda e allo stile, ma vabbè, diciamo che l'abito non fa il monaco, quindi intanto lo salutiamo e ci conosciamo un po'. Dobbiamo fare diverse cose, tra cui fa fichi fichi. Ah, così di botto! Wow! Beh, vediamo se ci arriviamo effettivamente. Direi che parliamo un po' del più e del meno, sai, fa caldo. Comunque sono felice di incontrarti. Allora, che ne dici? Andiamo subito a mangiarci qualcosina? Secondo me sì, ragazzi, perché sappiamo che ci metteranno almeno 5 ore prima di portarci da mangiare, quindi è il caso di scegliere un tavolo e andare ad ordinare. Ecco qua il baretto, guardate che carino, molto stile Ciudad, vedete con questi colori. Pastello, luminoso, molto allegro, e vedete che c'è un piano superiore e magari ci possiamo mettere anche sopra. Perché no? Sì, ci sta, non piove, anzi fa pure caldo. Se no, comunque, in caso di maltempo, vedete che c'è anche la sala interna, piccolino ma molto molto carino. Quindi direi, ci scegliamo un bel tavolo, uno da due? Sì, da due. Intanto ordiniamo pure. Perfetto. E adesso cerchiamo di conoscerci un po' meglio. Direi, intanto scoprire l'adattazione è un po' presto. Chiediamo però quali sono le sue caratteristiche preferite, sia dal punto di vista della personalità che dal punto di vista fisico. E poi, vediamo un po'. Gli chiederei anche, ecco, se ha una carriera e poi se è single o insomma se ha avuto delle relazioni eccetera e non trovo l'opzione, ma ci complimentiamo per l'aspetto, perché no? Al momento non mi sento al mio agio nel parlarti di attrazione. Oh mamma mia, ma come sono abbottonati questi sì, ma abbiamo scoperto che è disoccupato. Oddio, mi sa che a questo a Vale non piace proprio tanto. Comunque, nel frattempo abbiamo già raggiunto l'obiettivo principale, socializzare 10 volte. Perfetto, ci hanno anche già portato da mangiare, quindi fantastico. Non so perché Valentina ha acquisito così a caso l'abilità di cultura selvadoregna, ma ok. E direi che però dobbiamo magari prolungare. Ma che sta succedendo qua? Oddio. Cos'era questa nuvola di fumo? Vabbè, non fa niente. Dicevo, magari chiediamo di prolungare un po' l'appuntamento perché qua con la cena se n'è andato praticamente via tutto il tempo a disposizione, anzi che ci hanno portato i piatti entro un orario decente. Vale ha apprezzato tantissimo la pietanza che ha mangiato, che era un pastel de palmito, e lui ha accettato di avere un po' più di tempo per l'incontro. Perfetto, va bene, dai. Tra l'altro, guardate un po', mica me ne ero accorta, ma un accenno di relazione rosa è comparsa, quindi forse anche a Vale non dispiace troppo Gale. Tra l'altro mi sembra che stiano anche ridendo e divertendosi insieme, quindi dai, abbiamo dei buoni presupposti, direi. E dopo avergli lanciato una battuta di abbordaggio audace, ragazzi, io chiederei se ha voglia
di cambiare luogo dell'appuntamento e lo inviterei direttamente a casa mia. E magari ci mettiamo un po' a guardare le stelle sulla coperta romantica. Ragazzi, ma ci ha rifiutato! No, io lo volevo portare a casa a fare un po' pucci pucci sulla coperta romantica su quel terrazzino che abbiamo, ma invece lui, cioè, ci ha dato due di picche. Ma come? Questo non me l'aspettavo e mi sa che neanche Vale se lo aspettava. Ragazzi, ma Valentina è troppo orgogliosa, quindi prima che termini lui l'appuntamento, decide di farlo lei. Termina l'appuntamento bruscamente. Eh sì, ragazzi, lei non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Oddio, ho appena ricevuto una chiamata a casa, sta succedendo un disastro. Mi sa proprio. Sì, che me ne devo andare. Fallimento di un appuntamento conoscitivo. Però ho visto che comunque la spunta ce l'ha data, quindi con l'aspirazione stiamo andando avanti. E adesso la nostra Vale continua ad essere fiduciosa perché è lei che decide. Lei non viene lasciata, ma lei lascia. Sentimenti di Valentina per Gael, appuntamento tremendo, senso di furia. Wow, che appuntamento orrendo! Valentina non dimenticherà tanto presto il cattivo comportamento di Gael e di sicuro non sarà interessata a rivederlo per un po'. E niente, ragazzi, il primo appuntamento di Vale a Ciudad non è stato proprio il massimo, ma lei non si fa abbattere e già va alla ricerca sull'app di Cupido di qualche altro possibile potenziale partner. Vediamo un po', aggiorniamo, perché Gael ormai basta, ci abbiamo messo una pietra sopra. Bernardo, no. Adriano, no. Salim, no. Fulvio, no. Giuseppe, no. E Mario, no. E neanche Mitchell, ovviamente. Non mi aspettavo altro, ragazzi. Qui c'è bisogno di nuovo dello zampino. Mio, e vediamo di piazzare qualche altro sim più decente in giro per gli scenari. Magari il prossimo appuntamento sarà quello buono per la nostra Vale. Per scoprirlo non dovete far altro che seguire il prossimo episodio. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così mettete il like. Mi raccomando, scrivetemi sotto anche nei commenti che cosa ne pensate di questo appuntamento disastroso di Vale. A voi piaceva Gael? E noi ci rivediamo presto nei prossimi video. Ciao!